Sono partite oggi le operazioni di rimozione dei New Jersey installati sul tratto stradale delle Siligate. Il cantiere di ANAS era già fermo da qualche settimana, più precisamente da quando la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche aveva chiesto la sospensione dei lavori all'amministrazione comunale per la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica. Dopo aver ricoperto gli scavi precedentemente realizzati, dunque, questa mattina è iniziato lo smantellamento degli spartitraffico, per cui diversi residenti e cittadini, alcuni dei quali riuniti sotto il comitato Consolare Flaminia, ne chiedevano la rimozione già a ridosso del loro arrivo, a favore di uno studio per la sicurezza del tratto stradale che prendesse in considerazione misure diverse, tra cui la diminuzione delle corsie e la realizzazione delle banchine. La presa di posizione mossa e confermata dai cittadini anche dopo l'avvio delle rimozioni è stata criticata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ogni volta che c'è un incidente mortale o grave sulle Siligate, tutti chiedono che venga messa in sicurezza le Siligate. Scrivono al prefetto, chiediamo l'intervento dell'ANAS, l'ANAS propone un piano con una nuova rotatoria Siligate chiesta dalla comunità di quella zona che si farà e uno spartitraffico innovativo che separa le carreggiate delle strade nei due sensi di marcia. Tutti contenti, io stesso un giorno ho partecipato a una riunione dove mi sembravano tutti contenti, poi come cominciano a montarli nasce il comitato, tutti contro, polemiche sui giornali, il fatto sta che adesso l'ANAS quell'investimento l'ha cancellato. Non è questo il modo di intervenire sulle questioni importanti, poi io capisco gli animali, capisco tutto. Ma la prossima volta che purtroppo ci sarà un incidente grave sulle Siligate, ci sarà qualcuno che dirà: ma non avete fatto niente per impedire l'incidente sulle Siligate. Ecco, questo non è il modo che a me piace, nel quale piace affrontare i problemi della nostra città. Non l'ho seguita personalmente, però non si può chiedere una cosa, ottenerla e poi alla prima protesta fare un casino come quello che è stato fatto fino a perdere l'investimento. Il consigliere comunale del gruppo di minoranza Forza Italia, Michele Redaelli, ha deciso poi di rispondere alle affermazioni del primo cittadino pesarese. È veramente triste che il sindaco se la prenda con i suoi cittadini e con i comitati. Se l'amministrazione fosse stata da subito più attenta a questa tematica, non saremmo arrivati all'inizio del cantiere da parte di ANAS, basandosi su un progetto che non è soddisfacente e non corrisponde alle peculiarità di questo territorio. Dopotutto non è certo colpa dei cittadini se gli enti preposti all'iter autorizzativo ancora non hanno dato il parere favorevole necessario. Le problematiche della sicurezza sono oggettive e rimangono sul tavolo, sia con che senza il muro proposto da ANAS. Stiamo parlando infatti del problema degli incroci a raso, stiamo parlando del problema della mancanza delle banchine e stiamo parlando soprattutto del problema dell'elevata velocità con cui quel tratto di strada viene percorso. Queste richieste le abbiamo portate e messe nero su bianco portandole in consiglio comunale tramite un'interpellanza. Se ANAS e l'amministrazione comunale intendono veramente mettere in sicurezza quel tratto di strada, raccolgano queste criticità, raccolgano le proposte molto interessanti e positive che ha portato il comitato e i cittadini e si mettano seriamente al lavoro.